Andando in moto in Vietnam, una delle tante cose assurde che si possono trovare è una situazione come questa. Nuovo giorno, nuova avventura. Allora, sono le 6 e qualcosa di mattina. Mi sta salendo l'adrenalina, la molla si sta caricando, quindi poi farò tipo wow all'improvviso. Oggi è un giorno importante. Il secondo motovlog, quindi è anche quello che dovrebbe andare. Vamonos! La molla si sta caricando un attimo. Nuovo giorno, nuova avventura. Allora, oggi c'è stato un upgrade. Ecco, che upgrade. Hola, benvenuti nuovamente nella nuova sala di montaggio. Voglio ricordare che arrivati a questo punto, quello che sto facendo è cercare di arrivare dalla parte più a sud del Vietnam alla parte più a nord del Vietnam, con speranza, ovvero la mia moto presa in Vietnam. In questi video condividerò con voi quello che vedo in giro tra le strade del Vietnam, cercando passo dopo passo di arrivare alla capitale. In tutto sono 2000 km, tendenzialmente ogni volta che prendo la moto cerco di fare dai 150 ai 200 km. Questo è uno di quei momenti. Detto ciò, buona visione. Al di là di aver impostato la camera in modo più ottimale, ho dovuto sorpassino. Ho dovuto anche comprare questi qua, che lo so, possono sembrare molto ridicoli, però sono la salvezza. Qui le persone, quando vanno in giro sul motorino, adesso è ancora mattina presto, quindi non sono particolarmente coperte, però durante il giorno sono tutte completamente coperte. Questo perché il sole brucia tantissimo. Primo giorno, senza guanti, mi sono ustionato tutte le mani, nonostante avessi la crema. O meglio, la crema mi ha aiutato a non farla diventare una cosa grave. Una cosa che è cambiata è il fatto che adesso funziona il contachilometri, che ho fatto sistemare un po' il freno anteriore, solo che adesso c'è un po' un problema di carburazione. Infatti c'ho la moto che se sta ferma si spegne, però vi dirò che per certi versi è quasi un vantaggio. Quando sto fermo mi serve che si spegna, l'importante è che non si spegne mentre faccio le curve. Comunque questo è il momento migliore della giornata per andare, perché il sole non è forte, l'aria è abbastanza fresca, è godibile, è bello. Poi tra un paio di ore diventa impossibile. Adesso sto andando via dalla città dove ero. La benzina ce l'abbiamo perché l'ho fatta da ieri, ho soltanto andare dritto. Adesso che c'è un'indicazione più precisa vi posso dire che ai 70 orari questa moto va ancora, dopodiché chiede pietà. Sì, comunque tanto su queste strade qua non ha tanto senso correre. Cioè, ti trovi in questa situazione. Vamonos! Che poi stiamo andando, ma dove si va? Adesso vediamo. Prima città di destinazione, i primi 32 km, Pleiku! Queste qua non le avevo mai viste. Bufale d'acqua vicino a una strada. Sei proprio nel chill. Speriamo che non ci fermi la polizia. Ortana, ok. Infartino. Una cosa figa è vedere questi camioncini che sulle strade principali passano sul bordo per innaffiare le piante. Lo fanno tutti i giorni. Cioè, comunque hanno un sacco cura di queste aree verdi. Ah, qua siamo usciti fuori dalla città, c'è molto meno gente, è molto più guidabile. Adesso esce uno da qui, bam!
Allora, dovete sapere che in Vietnam, avendo come mezzo di locomozione principalmente i motorini, li usano mettendoci sopra di tutto. Infatti, questi che vendono? Pesce. Ah, pesce. Quest'altro che è? Concime. Che stai portando? Ne faccio vedere un altro. Ah no, questo è un carretto. Whoop, deviazione. Questo invece fa roba da mangiare. È sorprendente per certi versi, però per altri a me sembra la cosa più normale del mondo. Nel senso che questi qua sui motorini trasportano di tutto. Però vedendo che a Napoli sui motorini trasportano le porte, i materassi, gli infissi, come se niente fosse, vedere sta roba qui è un po' particolare, perché uno che trasporta il pesce sul motorino non l'ho mai visto. Allo stesso tempo non mi fa tanta impressione, però mi rendo conto che è un retaggio dovuto al fatto che a Napoli vedo gente che porta di tutto senza nessun problema. Però mi rendo conto che non è una cosa tanto normale. Il motorino, solitamente uno lo usa come motorino e basta, non come camion. Come sono belle queste strade. Per il momento me le sto proprio godendo. MotoGP. Andando in moto in Vietnam, una delle tante cose assurde che si possono trovare è una situazione come questa, dove questo è grano che mettono su queste strade asfaltate per farlo asciugare. E adesso c'è questa signora che lo sta setacciando. Ma se ci pensate è una cosa folle. E poi mi viene da pensare che questa è una cosa dovuta allo sviluppo urbano delle campagne. Pensate, non so, anche banalmente 30 anni fa, sicuramente non c'era la signora che stendeva il grano sull'asfalto. Cioè no, davvero, cioè sta cosa mi sta spezzando l'esistenza. Cioè la cosa assurda è che è lunghissima, prende un'intera corsia, infatti sono in due. E poi immaginate la mia faccia quando vai, 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 vai in moto, vai in moto, vai in moto. E poi a un certo punto dici, ok, la strada c'è, la strada c'è. Poi ti trovi una distesa dorata che dici, ma che cazzo è sta roba? Tutto mi sarei sognato, tranne che fosse grano. È assurdo pensare che stanno facendo questa cosa sull'asfalto, cioè su una strada pubblica qualsiasi. E pensate se in Italia, su una strada come questa, le persone cominciano a metterci cose per farle essiccare. Per essere subito fermati. È una cosa tendenzialmente pericolosa. Invece qui è normalissimo. Non sappiamo dove metterci. Ok, ci mettiamo sull'asfalto.